Ciao, benvenuta in un nuovo video. Sì, lo so. Ci sono caduta di nuovo, ma dopo che ho trovato quell'altra così bella e così wow, che mi è piaciuta un sacco, dovevo per forza prenderla. Anche perché le ho guardate tutte, perché come sempre non c'è scritto niente dietro, ma questa è pesante, ma è proprio pesante. E allora non sono riuscita a capire da qui che cosa ci poteva essere dentro, ho detto da. Quella da 4 euro, ero curiosa di provarla. Direi di non stare qui a tergiversare oltre. Come sempre, chiusa con i punti metallici e come sempre, andiamo ad aprire in diretta. Se ci riesco. Allora, come sempre, ricordatevi che i punti li metto. Erano due, li metto qui. Ok, ricordatemelo per dopo. Spostiamo. E adesso guardate voi e poi guardo io. Si vede qualcosa? Ok, allora l'appoggio. Aspettate perché se lo cade. Ecco, l'appoggio qui e iniziamo a pescare. Prime cose. Ah, sono tante cose. Quindi, boh, prendiamo. Ah, sì, questi li ho visti, cioè li ho visti, li avevo presi secondo me l'anno scorso, sono 2 a 1 euro, 50 l'uno, sono i semini da coltivare, piantare, non lo so. Dunque abbiamo l'origano e le carote, comodi, pratici, probabilmente ne sono rimasti alcuni. Beh, va bene, l'origano ce l'ho, le carote le ho piantate qualche anno fa, vanno sempre bene. Vediamo cos'altro. E questo cos'è? Spire pot, plant pot, e grow you, oh, paprika, non riesco a capire. Con un vasetto in terracotta. Italiano. Italiano. Vaso per piante, coltiva la tua paprika. Comprende fibra di cocco e semi di paprika. C'è tanta roba, vediamo se c'è tutto. Proviamo ad aprirlo. Così, allora. Istruzioni. Oh! Oddio, qua cade tutto. Ah, proprio i semini di paprika. Ok. Ah, questa è la fibra di cocco. Andrà bagnata? C'è qualcos'altro? Istruzioni. Le istruzioni sono a prova di. Quindi, mettere il tappino, bagnare, aspettare 3 minuti, mescolare, mettere i semi, lasciare al sole, innaffiare ogni 3 giorni, lasciare al sole e cresce la paprika. Piantiamo la paprika. Non mi piace la paprika. Proprio per niente, però è carina l'idea. Si vede che non è piaciuta neanche a loro. Allora a questo punto penso che ci sia tutto perché semi, fibra, non riuscirò più a chiuderla, ma chiudiamo poi dopo. Magari proviamo con voi in un video, che dite? Proviamo assieme. Andiamo avanti. Sento una cosa. Ah, ce n'era ancora uno. Non so cos'è. Prezzemolo. Sempre utile. Quindi è cos'è la box di giardiniera questa? Sento una specie di lattina. I fiori in barattolo. Se vi ricordate, avevamo fatto assieme il fagiolo magico. Ma se non sbaglio, avevo preso anche i fiori. Oddio, dove li ho messi? Bene, abbiamo un altro. Nel caso abbiamo un altro fiore magico da provare. Fiore magico, no, fiore normale. È chiuso. Italiano. Contiene vermicolite e semi di iponomea. Proviamo. Proveremo anche questo in un video. Facciamo il video del giardiniere. E poi sento una. Lattuga? Lattuga?
tartuga. Quindi, no, dopo devo vedere, ma sono 4 in tutto, che poi a questo punto sono 2 euro. A me piacciono, magari alcuni non li avrei usati, però io sento una cosa grandissima. Cos'era la cosa pesante, ma che cos'è? E tra i codici a 1 euro. Italiano. No, lavare prima dell'uso. Credo di. Volete vedere che vasetto con kit di coltivazione per il girasole? No, vabbè, bisogna vedere però se c'è tutto. Perché dice che qui le istruzioni ed è il tappo. Ci sono dentro i semi. Ci devo mettere 100 ml d'acqua. A questo punto devo aprirlo. Ah no, sono proprio qui. Sono proprio qui, qui sopra. Sono i semi del girasole. Allora ci sono. Dunque, povero vasetto. È finito tra quelli a 1 euro e poi è finito in una mystery box. Però è carino, è pesantissimo. Soprattutto la tazza dopo si può tenere. A questo punto è proprio vuota. Allora, no, vabbè, allora. È la box del giardiniere. A me è piaciuto. Allora, dunque, il problema è che questa abbiamo visto che il codice è rosso, quindi è 1 euro. Questi qua sono 50 centesimi l'uno, quindi 1 e 2 euro e siamo a 3 euro. Questo con la paprika 4 euro e questo facciamo ancora 1 euro, siamo a 5 euro. La box l'ho pagata 4 e ci sta. Ripagata al filo. E se a uno non piacevano le cose però di giardinaggio da coltivare, questa box proprio non andava assolutamente. A me è piaciuto dunque i fiori in vasetto, i semi che erano lattuga, prezzemolo, origano e cipolla. Poi il vasetto col kit per coltivare la paprika e il vasetto per coltivare il girasole. Ecco, diciamo che queste tre. Allora, non diciamo cavolate. Queste vanno bene se uno ha un giardino, un terrazzo, dei vasi da tenere fuori. Però, se uno non ha lo spazio, c'è già il vasetto pronto, c'è già il vasetto pronto e c'è già la lattina pronta. Quindi alla fine è un po' per tutti i gusti. Deve piacervi il giardinaggio, però, perché sennò non era la box giusta. A me è piaciuta, era carina, particolare, assurda. A me è piaciuta. Molto assurda. Magari potremmo fare in un video dedicato a questo punto, li proviamo assieme tutte e tre per non stare lì a fare troppi video. Niente, cos'altro dire? Ed fatemi sapere se vi ha stupito, se vi ha interessato, se vi ho tenuto compagnia, almeno quello, vi ho tenuto compagnia, se continuerò a prendere le box oppure questa era una super fail. A me è piaciuta, certo che se a qualcuno non piace il giardinaggio o le coltivazioni, questa è un super 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 fail. E per il resto, basta, noi ci vediamo al prossimo video. Ah no, mi raccomando, come sempre, ve lo ricordo ogni tanto, se volete partecipare all'estrazione di un premietto scelto da me, ogni tanto per ringraziarvi del vostro supporto, mi raccomando di mettere un commento qui sotto, di essere attivi sul mio canale e di essere iscritti ovviamente. Un commento in questo caso ci sta tranquillamente, basta commentare i prodotti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!